Il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, l'ottimista dell'esecutivo, ha dichiarato che ci sono i primi segnali di ripresa. Ripresa che vuol dire lavoro ed occupazione. Come trovare l'occupazione, come ottenerla, quali le nuove prospettive disegnate dal decreto lavoro, sono informazioni analizzate in un articolato inserto del quotidiano economico per eccellenza. Più flessibilità. 80 milioni di euro per le imprese che assumono sono solo alcune delle novità studiate soprattutto per i giovani. Per quanto riguarda il limite d'età, in effetti è una cosa che è già stata notata e nella discussione che si sta facendo in questi giorni in Parlamento, perché il decreto doveva essere convertito in legge, si sta valutando l'opportunità di portare la fascia di incentivo a 35 anni, cioè alzarla da 29 almeno a 35, proprio a fronte di queste considerazioni. Per quanto riguarda la concentrazione degli incentivi nel sud, in parte è vero, però va anche detto che i 650 euro al mese a cui ho fatto riferimento in realtà possono essere attivati su tutto il territorio. La norma in buona sostanza prevede che in modo automatico siano attivati nelle regioni del sud. In tutte le altre territori italiani devono essere le singole regioni a mettere in moto questo meccanismo ed eventualmente compartecipare al finanziamento ai fondi. Quindi poi nelle regioni più ricche saranno le regioni stesse a fare delle scelte a questo riguardo. Ci sono altri due elementi, l'apprendistato professionalizzato, che era una realtà che era un po' scomparsa e che in molti hanno invocato, e poi la proroga del tirocinio, quindi tempi più allungati, quindi sono altri due interventi di lavoro flessibile? Allora, che il tirocinio sì, sicuramente è un passo in avanti, perché da una parte si riconosce che questa forma di ingresso al lavoro comunque deve essere regolamentata, deve prevedere un compenso, quindi non si deve ridurre a una forma di sfruttamento, di mera riduzione dei costi per le imprese. Per quanto riguarda l'apprendistato, c'è un ulteriore ritocco che dovrebbe andare verso una semplificazione delle norme.